ci dovevano pensare prima a fare questi lavori. Secondo me, cioè il tempo c'è stato dal 10 giugno che le scuole sono finite, sono ricominciate il 15 settembre. Presumo che ci potevano pensare un po' prima. È suonata la prima campanella dell'anno scolastico 2016-2017 anche per la scuola primaria Carlo Collodi di Arezzo e noi siamo tornati a documentare la situazione del plesso che ospita 5 classi dalla prima alla quinta. L'erba del cortile è stata tagliata ma permane il cantiere aperto per la manutenzione dell'ingresso principale, un intervento che era atteso da tempo. Tutti gli anni, specialmente nel periodo invernale, si verificano gli stessi disagi. Il cancello deve stare assolutamente aperto perché c'è un dislivello notevole tra l'accesso e la parte interna, con una pozzanghera gigantesca che si forma proprio al centro e quindi crea un po' di disagio. Il giardino, come tutti gli edifici scolastici, andrebbe mantenuto il più possibile, diciamo, una situazione agibile, anche perché è uno spazio, un polmone verde per i bambini che va comunque tutelato e molto importante anche all'interno dell'attività didattica. A rendere ancora più necessaria la fruibilità dell'area verde della scuola è la mancanza di una palestra dove gli alunni possano fare attività motoria. Non so quando si concluderanno i lavori, però dai, sarà comunque una cosa del momento. Credo che comunque insomma ci guarderanno, io sono abbastanza fatalista, nel senso il disagio non c'è perché comunque è comodo il parcheggino dietro, si entra bene, poi insomma io poi lo porto presto la mattina, quindi per me insomma non... Io spero che sia cura delle maestre, poi non andare in determinati luoghi, in determinati posti che sono più pericolosi. Quello che ieri invece abbiamo descritto come un ammasso di bancali in realtà è un orto didattico. Lo stesso vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini aveva già iniziato ieri la sua ricognizione tra le scuole di competenza comunale e di parchi cittadini. Le stesse segnalazioni che ha ricevuto la nostra redazione sono state comunicate anche all'amministrazione comunale che se ne sta facendo carico. Sì, allora il lavoro dei dipendenti comunali è stato eccezionale. E puntuale, direi, compatibilmente con tutte le cose che ci sono state da fare, perché non scordiamoci che il 13 luglio abbiamo avuto un evento eccezionale che in qualche modo ci ha bloccato, ci ha messo nelle condizioni di dover pensare solo a quello e quindi qualcosa per forza di parole è rimasto indietro. Poi ci sono state le ferie, poi c'è stato il Saracino, la giostra straordinaria, quindi il 15 di agosto erano di nuovo tutti operativi, insomma ci sono state talmente tante cose da portare avanti che qualcosa è rimasto indietro, però non ci sono stati disservizi se non nella scuola di Santa Firmina, dove l'ingresso principale è stato sostituito provvisoriamente dall'ingresso secondario, ma senza alcun tipo di disservizio vero, insomma diciamo più un disagio estetico che un disagio funzionale. E nel giro di qualche giorno sarà tutto sistemato anche lì, quindi sostanzialmente non vedo problemi. Ci tengo a sottolineare il fatto che gli operai del comune, tutta la squadra della manutenzione del comune, in questi mesi è stata veramente impegnata H24, al di fuori di ogni aspettativa e al di fuori di ogni programma, quindi l'impegno è stato massimo e è stato puntuale oltre ogni aspettativa.